La Sagra della Pettola a Mesagne rappresenta ormai da anni un consueto appuntamento del calendario delle iniziative natalizie. Ogni anno, in concomitanza della festa dell'Immacolata, quella parte di città costituita dalle associazioni di volontariato con l'associazione Ianova in primis, si rincontra in piazza 4 Novembre per regalare all'intera Mesagne momenti di gioia con la musica della tradizione popolare degli Yanda Ensemble, tra cui la pizzica che fa ballare grandi e piccini in ogni stagione dell'anno. Ma la pietanza regina di questa serata è senza dubbio la pettola. Le cornie di lontane origini, le pettole riescono in pochi e semplici ingredienti a racchiudere il calore e i ricordi di tempi lontani. In questa serata, prima festività del periodo natalizio, le associazioni locali dimostrano sempre più di essere unite, anche in periodi di ristrettezze economiche. Quest'anno, alle consuete associazioni si è aggiunta anche la Protezione Volontaria Civile di Mesagne, che ha voluto creare un mercatino di Natale tutto dedicato al mondo dei libri e dei fumetti. E poi venditori di ceste in vimini e rappresentazioni delle natività. Il colpo d'occhio della piazza, antico ritrovo dei nobili uomini di Mesagne, ha fatto immediatamente pensare alle grandi manifestazioni. Il sagrato della maestosa Chiesa Madre, gremito di gente, fa ben sperare per le numerose attività previste nel calendario del Natale 2011. Con la Sagra della Pettola apriamo le iniziative di natura popolare, che poi sono quelle prevalenti, realizzate insieme all'associazionismo locale, alle varie forme di associazionismo, sia quello di volontariato che quello anche dei commercianti, privato, delle associazioni di cultura e quant'altro. Questo è un bel momento di piazza che coniuga quella che è la nostra migliore tradizione e che si intona anche con l'atmosfera natalizia della tradizione, del popolo, ma anche della gastronomia e della musica. È un piacere vedere questa piazza così piena di gente, la gente ha risposto bene, probabilmente è un buon indizio anche per l'intero programma, che ha questa natura molto, molto semplice, però proprio partendo dalle cose più semplici, dai sapori e dalla solidarietà, vogliamo lanciare questo messaggio di buon Natale da Mesagne, invitando quanti hanno voglia di assaporare gusti gastronomici ma anche culture e tradizione venendo qui da noi, nel nostro centro storico in particolare.